Ad Osteria Nuova, dal 30 agosto, ha chiuso l'ex Simpli, oggi Store 13, supermercato di riferimento della popolosa frazione di Montelabate. Ha chiuso perché i dipendenti hanno incrociato le braccia all'ennesimo stipendio non percepito. Un'avvertenza che sabato mattina ha radunato la protesta dei dipendenti con scioperi sostenuti dai sindacati e con la solidarietà di tanti residenti presenti al sit-in. È una chiusura figlia del passaggio della società Auchan SMA al gruppo Conad, che nei mesi scorsi ha escluso alcuni punti vendita Simpli passati all'attuale proprietaria FP SRL. Oggi siamo qua per questa ennesima vertenza di lavoro legata sempre al passaggio di SMA e Auchan, in questo caso alla ditta FP, che da 2 anni a questa parte non ha rispettato tutti gli accordi che erano all'inizio. Ci sono 2 negozi interessati, uno in via Ponchielli a Pesaro e questo di Montelabate, però sono passati 2 anni in vano e adesso oltre... Questo negozio è stato aperto con grande difficoltà e adesso, oltre che non è più rifornito, quindi basterebbe fare un giro dentro per vedere la desolazione che regna, è aggravata anche dal fatto che i lavoratori non stanno prendendo lo stipendio, alcuni da giugno sono senza mensilità. Ho un mancato pagamento della 14ª, mancato pagamento del mese di luglio e adesso anche il mese di agosto, che siamo già a settembre, per cui siamo di fronte a una difficoltà economica evidente. I lavoratori si sono messi in sciopero chiedendo praticamente il pagamento delle retribuzioni, ma quello che accade oggi è una cosa un po' di più, perché vedete qui oltre ai lavoratori ci sono anche i cittadini, questo per dimostrare che questo punto vendita comunque ha un futuro e comunque svolge un ruolo sociale anche per il territorio stesso, per cui chiediamo che la proprietà e tutti quelli che ci possono aiutare di sensibilizzare appunto affinché questo punto vendita possa avere un futuro, perché ha un futuro sicuramente, può avere un futuro, per cui chiediamo praticamente che ci sia una chiarezza sul futuro stesso di questo punto vendita e chiediamo che la società, che non ha investimenti solo in questa realtà, ma ha investimenti in altre regioni, l'Emilia Romagna e anche in Sicilia, possa dare veramente seguito a quello che sono stati gli impegni quando è stato passaggio di proprietà da Punto di Margherita. Per cui chiediamo appunto che ci siano le garanzie per i lavoratori, che possono percepire lo stipendio e possano avere garanzia per il futuro. Prima gli scaffali semivuoti, ora il supermercato chiuso con evidenti disagi anche per i residenti. Qui vengono anche persone che non si possono muovere, quindi coloro che non possono guidare la macchina, coloro che hanno la problematica perché hanno i bambini piccoli, tante persone. Persone anziane soprattutto. Soprattutto, che trovano anche l'occasione per uscire di casa. È anche l'occasione proprio di incontrare altre persone per fare anche 2 parole, quindi ha un'importanza, un impatto sociale notevole, per cui tenerlo chiuso ha una grossa difficoltà. Io sono dovuta andare al Conad a Montecchio perché mi servivano delle cose per il bambino e mi sono fatta praticamente il bagno con lui nel carrozzino, quindi sono scesa di sotto, il negozio era chiuso pensando che magari avevano un giorno di chiusura e invece mi sono fatta a piedi fino al Conad e mi sono praticamente mollata tutta e anche lui ovviamente. Ci ritroviamo che questo supermercato all'improvviso chiude e non c'è più nulla sullo scaffale, non sappiamo perché. E quindi le persone sono costrette a partire da qui andare in altri paesi per fare spesa, molti sono a piedi, molti sono disabili, quindi è difficilissimo ed è importante la presenza di questo punto vendita, per cui chiediamo ad oggi di sbloccare questa situazione e di dare a Osteria Nuova comunque la possibilità di riavere un servizio di spesa così importante. Nell'occasione di sabato i lavoratori hanno anche incontrato la senatrice del Movimento 5 Stelle Rossella Accoto, sottosegretaria al lavoro, che in questi giorni è impegnata nel tour elettorale in vista della chiamata alle urne del 25 settembre. Sono qui venuta a supporto di questi lavoratori per cercare di capire cosa è successo effettivamente a questa catena di supermercati che vede coinvolta non solo la nostra regione, la nostra provincia, ma anche la regione Veneto. Insieme ai sindacati abbiamo parlato su come intervenire e cercheremo in qualche modo di far intervenire anche la regione per fare un lavoro congiunto con la regione Veneto e fare interventi sia al MISE che al Ministero del Lavoro.